Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, eccoci qui oggi con Stalker Call of Pripyat. Se sapete quello che è successo molti anni fa a Pripyat, stiamo parlando della zona, ovvero una città in Ucraina. Ovviamente stiamo parlando del 1986, è una città molto grossa contenente la bellezza di ben 50.000 abitanti. Purtroppo che cosa è successo? È successo che la centrale nucleare di Chernobyl è esplosa, quindi diciamo che noi siamo degli stalker all'interno della cittadina di Pripyat. Ovviamente al giorno d'oggi 2021 non è più abitabile per il semplice fatto che, beh ragazzi, purtroppo le radiazioni sono ancora in giro, ma in giro sono radiazioni minuscole. Però se vi avvicinate vicino alla centrale nucleare di Chernobyl, ovviamente il sarcofago contenente la centrale nucleare è in pratica una scoria radioattiva. Niente ragazzi, allora volevo provarlo, non l'ho mai provato e dico la verità, ci voglio giocare, ci voglio fare un primo appuntamento. Voi che cosa ne dite ragazzi? Per voi potrebbe andare bene come idea? Quindi fatemelo sapere qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate di questo primo appuntamento. Dunque andiamo con una nuova partita, possiamo fare principiante, stalker, veterano, maestro oppure indietro. Io vado con stalker, vediamo un po' ragazzi come si presenta questo primo appuntamento e ovviamente fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti se questo gioco vi garba. Perché se ci saranno visual, like e chi più ne ha più ne metta, ormai ragazzi lo sappiamo come funziona YouTube, quindi più ci saranno robe e più io continuerò a portarvi nuovi episodi. Dunque il gioco è completamente in italiano, non so se magari i sottotitoli sono in inglese eccetera eccetera, però dovrebbe essere tutto quanto in italiano. 100 consigli per sopravvivere nella zona. Consiglio numero 77. Oltre alle armi e alle munizioni sui corpi dei cadaveri, potresti trovare oggetti preziosi come i PDA contenenti informazioni. Grazie caro. Premi un pulsante. Oddio. Oddio. Oddio ragazzi, non ci credo, siamo, oddio, ecco qua l'esplosione della centrale nucleare. Come vi avevo detto, il 26 aprile 1986 il reattore del blocco energetico 4 della centrale nucleare di Chernobyl viene distrutto da una massiccia esplosione termica. La polvere radioattiva trasportata dal vento si posa sull'SSR, che non ho ben capito che cos'è questa USSR, quindi, ok. Dei residenti delle città e dei villaggi della regione. Per impedire il ritorno. Eh sì ragazzi, purtroppo l'intera cittadina è stata sgombrata non appena è esploso il reattore numero 4, però se non vado errato mi sa che la cittadina di Pripyat l'hanno evacuata, mi sa dopo qualche giorno, se non vado errato. L'area non era più abitata. Ha indotto il Consiglio dei Ministri dell'Unione Sovietica a creare una serie di laboratori all'interno della zona di esclusione. 11 giugno 2006. La zona di esclusione scompare in una luce accecante mentre le nuvole nel cielo evaporano. Dopo un istante di silenzio, un possente tuono scuote il terreno. La maggior parte delle forze governative poste a difesa dell'area muore all'istante. 2008. Benissimo. Oh oh, e chi è questo signore qui adesso? Tutte le spedizioni inviate nella zona 2007. Oddio, con i superstiti che parlano di animali mutanti dalle incredibili capacità che vagano sul territorio. Secondo varie stime, nel 2010 la zona ospita un numero di individui oscillante fra i 100 e i 300. Si fanno chiamare stalker e vivono raccogliendo agglomerati di materiale anomalo, noti come manufatti, che poi vendono in cambio di ingenti somme di denaro. 2011. Nonostante i controlli dei militari, gli stalker stanno diventando sempre più numerosi. Essi però vagano per lo più al margine della zona, che al centro rimane del tutto sconosciuta. I pochi tentativi attuati per raggiungerne il cuore sono tragicamente falliti. 2012.
Uno stalker di nome Strelok risolve l'enigma del bruciacervella, un emettitore creato dall'uomo che per anni aveva impedito l'accesso al centro della zona. Subito dopo, tutti gli stalker si recano sul posto, alcuni in cerca di manufatti preziosi, altri convinti di trovarci l'esauditore di desideri. Il governo decide allora di lanciare un'operazione militare in grande stile. L'operazione Fairway, come viene definita, prevede l'utilizzo di mappe dei campi anomali per raggiungere la centrale di Chernobyl con degli elicotteri. Nonostante i meticolosi preparativi, l'operazione si conclude con il fallimento. Nessun velivolo fa ritorno alla base. Il maggiore Dektyarev, un agente speciale USS, viene inviato nella zona per investigare sulla scomparsa degli elicotteri. Travestito da stalker ed equipaggiato con un fucile d'assalto, rifornimenti per 2 mesi e una radio per contattare la base, il maggiore inizia il suo viaggio verso il cuore della zona. Ed eccoci qua ragazzi, ed eccoci qua, partita salvata, ok. Dunque, allora, che cos'è che dobbiamo fare innanzitutto? Vediamo un po', abbiamo una mappa? No, una mappa non ce l'abbiamo. Allora ragazzi, devo dire che è anche abbastanza fluido, quindi avendo un PC della Madonna, però ogni tanto vedo che ci sono anche un po' di cali, un po' di blocchi ovunque, però comunque sia è in base al caricamento della mappa. Dunque, allora, vediamo un po', sono le 9 del mattino, ok, e sì, come detto ragazzi, ogni tanto si impalla, quindi si carica la mappa. Allora, vedo, che cos'è che vedo? Vedo una stella, ok. Dunque, oddio, salve, scusi buon uomo, perché mi sta puntando quell'arma ma dentro ad un albero però? Scusate, buon uomini, chi cavolo è che siete? Me lo fate sapere? Ah no, Stalker, quello lì dovrebbe essere Venia, ok, quindi dovrebbe essere un altro stalker. Io da quello che ho capito mi sa che devo andare verso la freccia, giusto? Verso la freccia gialla del radar. Beh ragazzi, è veramente una bella giornata, non dico certo di no. A parte il fatto che sta piovendo veramente come se non ci fosse un domani. Eh già. Allora, cerchiamo di proseguire, di andare avanti e di vedere anche cose nuove. Anche perché comunque sia, ragazzi, non so niente di questo gioco. È uscito da un bel po' di anni e quindi non ci ho mai avuto l'opportunità di poterci giocare. E quindi, oddio, abbiamo acqua da tutte le parti però, da quello che sto vedendo, acqua da tutte le parti. Ma credo che forse magari quest'acqua non ci potrebbe ammazzare o che cosa. Non lo so ragazzi, non lo so, sono onesto, è la prima volta che ci gioco, quindi non so come potrebbe andare a finire. Se vedete un pochettino di blocchi, di impiantamenti, ecco diciamo così, per il semplice fatto che il gioco carica la mappa. Allora, andiamo avanti, vediamo un po' ragazzi che cos'è che succede. Allora, abbiamo trovato una nave abbandonata. Ok, qua è tutto scritto in ucraino, purtroppo ragazzi, non so. Oddio, ma è stata sventrata così, senza un minimo di rispetto. Ok, ah, benissimo. Vediamo di procedere, ma possiamo entrare noi altri qua? No, allora così no. Credo che forse magari non possiamo... Ah, porta chiusa. Devi rinfoderare l'arma. Ciccio, com'è che ti faccio rinfoderare l'arma io? Ah, ok, no. Non così. Non così, Ciccio. Così non ci fanno entrare, però. Dai, non mi fa arrabbià. Non mi fa arrabbià. La madonna, che cos'è, con granatozze? Scusi, buon uomo, com'è che faccio rinfoderare l'arma io? Ah, ecco, abbiamo una mappina della zona, quindi siamo su questo lato, ok, quindi questo qua siamo noi e qua dovrebbero essere degli obiettivi. Scusi, buon uomo, com'è che faccio a rinfoderare l'arma io? Sto premendo tasti a caso, giuro, sto premendo tasti a caso perché non so. Scusi, signore? Esimio? Inventario, quindi questo qua è il nostro inventario, perfetto, ok. 5 kg. Tuta alba, benissimo, e pesa veramente in quantità industriale. Facciamo così, torno subito. Però ragazzi, non ho capito come cavolo si fanno ad infoderare le armi, sono curioso proprio di provare. Bene, perfetto, le granatozze funzionano anche abbastanza bene. Ok, perfetto, ottimo. Premi la lettera, no però le portate in faccia, Ciccio, non ne voglio. Salve buon uomini, buongiorno, buonasera, è arrivato Babbo Natale.
Ciao caro, come stai? Tutto bene? Salve, scusate. Bandito, Sultan, te chi sei? Un altro stalker? Conuk Seles, ma tutti quanti questi... Oddio, botte di lago ogni tanto. Che cos'è che devo fare adesso qua dentro? Posso pigliare una fettina di pane? Raccogli, ok. Snag, o snag. Stalker, che ne diresti di un po' di soldi? Qual è il lavoro? Bene, qual è il lavoro? Ho nascosto un bottino a questa vecchia, eccetera, eccetera. Però c'è un solo terremoto che l'auto, ok. Sembra sia possibile raggiungerla. Solo che, ci sono un po' di problemi, però un po' di mutanti, benissimo. Sai degli snork? Sto leggendo bene. Che lui ci creda o no, io non ho paura neanche... dei controllori, ok, va bene. Affare fatto, ragazzi, proviamoci. Grazie, nuova missione, nascondiglio irraggiungibile. Porta il contenitore a Snag. Mi sembra quasi uno snack. Guarda quel contenitore. L'hai trovato? Ciccio, non ci sto ancora lavorando. Alla prossima, grazie caro. Bene, perfetto, allora dobbiamo dirigerci verso la condanna a morte, Ora non posso estrarre le armi, ma perché Ciccio? Perché? Dimmi qual è il tuo motivo, dimmi perché non posso farlo, dimmi perché non posso fare questa cosa, oddio. Ma che famo, ritorniamo, no, non possiamo mai ritornare indietro, voglio dire, no? Ciccio, corri però, dai, su. Ok, eccomi arrivato, no, non dovrebbe essere da questa parte, dovrebbe essere da tutt'altra parte. Abbastanza curioso di sapere che cavolo c'era qua dentro. Vabbè, poco male raga, aspettate che però mi sa che posso entrarci, giusto? Sì, credo che dovrebbero essere degli altri stalker che magari si vanno posizionando dentro le navi, insomma, quel che trovano. Ok, una pistola, questo qua, ok... Ma io non dovrei avere anche un mitrozzo? Mi sa che il mitrozzo l'abbiamo lasciato là davanti, davanti alla nave. Se non vado errato, ragazzi, se non vado errato. Non lo so. Poi dopo magari ci possiamo lavorare meglio per poter riporre le armi, in men che non si dica. Dai, caro, forza, corri. Attenzione agli ostacoli. Beh, io credo, ragazzi, che dovrei andare da quella parte. Fatemi dare un'occhiata. Allora, abbiamo perlustra il luogo dello schianto, perlustra il luogo dello schianto e perlustra il luogo dello schianto. Ok, quindi allora sono vicino. Snag ti ha chiesto di portargli un suo contenitore, l'ha nascosto in una vecchia automobile Zaz. Ma che cavolo di nome! Precipitata in un crepaccio durante il terremoto, Snag ha paura di scendere laggiù. Fifone, caga sotto! E che cos'è? Guarda, ce vado io, men che non si dica. Oh, ok. Aspettate però prima che mi ci butto di sotto. Ah, dovremmo essere qua davanti. E vedo cose là sotto. Che boia sono quei cosi là sotto adesso. Oh, oh. Mi sa che abbiamo un po' leggermente di guai in vista. Non vorrei gufarmela, ragazzi, non vorrei gufarmela, ma secondo me non si può agire dall'altro lato. E invece no, io sono più strunz di te e tu mi salti qua. Ok, ottimo. No, ho attirato l'attenzione di questi signori, che questi qua purtroppo non ci muoiono così. Non ci stanno a morire così. Ma veramente, non ci muoiono così questi qua. Cioè, ma vi ho sparato 10 miliardi di proiettili. Ma posso far saltare in aria direttamente il coso qua? Oh, ma che roba sei? Aiuto, ma che roba sei tu? Oddio, maronne santissima, ma che cavolo di roba è questa? Ma che cosa sto guardando? Aspettate, qua non ci sta assolutamente niente, però da quello che ho capito mi sa che dovrebbe essere... Ah, nel burrone qua, benissimo, perfetto. Oddio mio, ma come cappero faccio io a scendere di qua? Maledizione, attenzione alle botticine di lag. Oh, oh, oh,
Dio, mi ci son fatto malerrimo, mi ci son fatto malissimo, maledizione. Mannaggia la miseria, mannaggia. Sì, certo, come no, e mo come cavolo faccio a ritornare indietro? Come boia faccio a ritornare indietro adesso, me lo dite? Mannaggia la miseria, mannaggia. E mo come cavolo faccio? Oh oh, qua mi sa tanto ragazzi che le radiazioni sono molto molto di più. F3, F1, F2, F3, F4, F4, F3, F... Oddio. Oddio ragazzi, no. Non so proprio come voglia fare adesso per potermene andare di qua. Come cavolo faccio ad andarmene di qua io adesso? Mannaggia la miseria, mannaggia. E mo? Non lo so ragazzi, non lo so. Sono purtroppo rimasto, credo, forse bloccato qua sotto? Non lo so. Aspettate, ma no, credo che forse magari non ci sia via d'uscita, ragazzi. A quanto pare mi sa proprio di no. A quanto pare, anzi no, la via d'uscita c'è e come. Ma mo vatte la pesca, ando sta sto via d'uscita qua, mo? Sì, certamente. Te va fan club, se ma che cappero c'ho davanti alle però. Guardalo, guardali. Ma sti cavolo, ma sti maleducati. Ma scusate signori, signori scusate, ma vi pare questo il caso di venire a salutarmi prima? Prima lavatevi le mani se volete venire a salutarmi. Ma che roba è questa? Oddio no ragazzi, ma che cazzo, ma cioè ma la popolazione del luogo qua si è praticamente rivoltata del tutto. Cioè dai no, veramente ragazzi, ma che roba è questa? Aiuto però ragazzi, non vedo assolutamente niente. Ah già è vero, perché ci abbiamo pure le torce, yehey che bello. Dunque allora devo ritrovare la strada di casa e la strada di casa non è da questa parte. Benissimo, ottimo, perfetto. Scusate se mi improvviso minatore qua, ma non so nemmeno io da dove boia sto andando. Aiuto, è un cazzo di labirinto, è un dannatissimo labirinto con quei cavolo di così là dentro là. Aia, ma guardalo un po' sto stronzo. Scusi signore, maleducato, mi stia lontano. Fine della partita. A posto, me ci hanno fatto fuori. E vabbè, ultimo salvataggio. E ripartiamo, credo, forse da dentro la macchina. Da vicino alla macchina, non lo so ragazzi, non lo so. Questa volta 100 consigli per sopravvivere nella zona. Consiglio numero 79. A causa dell'ambiente della zona, molti mutanti sono radioattivi. Avvicinarli senza un'adeguata protezione è estremamente pericoloso. Allora che cacchio mi fa tanto a fa? Là sotto, ciccio. Ah vai, accendi sta roba qua e damose. Scusate, aspettate, ma... Cioè, ma voglio dire, no, ma perché mi hai mandato qua sotto a morire? Ma a morire veramente, ammazzato proprio come se non ci fosse un domani. Cioè, che poi, voglio dire, no? Non so manco io da dove boia devo andare per poter andarmene da sto cavolo di posto. Voglio dire, no? Guardalo, ma questo è qua che cappero. Ma c'hanno le maschere, ma sono uomini che c'hanno le maschere addosso. Oddio, ma fate schifo veramente. Ma mi fate veramente senso. Vai via. Oddio, ma perché? Perché? Questa volta abbiamo 100 consigli per sopravvivere nella zona. Consiglio numero 2. I tecnici negli accampamenti degli stalker possono potenziare le armi, le tute e gli elmi. Scusate, ho sbagliato io. Ah, mannaggia la miseria, a leggere. Allora, vediamo un po'. Credo che forse il kit di pronto soccorso fosse il primo, quindi vai, recupera vita. E non te sta a preoccupare, caro. Dai, su, almeno ragazzi, un po' di vita l'abbiamo recuperata. Dobbiamo stare attenti a sti benedettissimi. Che poi, tra l'altro, voglio dire, no, mo li chiamo io a loro stalker, perché ti stalkerano la vita in pratica. E quindi devo stare attento prima che me ci beccano un'altra volta. Eccolo. Scusi, buon uomo. No. Siete in tanti. Scusi, maledetto signore, muorici, ma che Sì. Sono degli uomini, che questo qua in pratica sta rotolando come una salsiccia, e c'hanno le maschere, ma c'hanno anche la schiena veramente condusa e quant'altro. Benissimo, ottimo. E questa notte non dormirò, ma manco a pagarlo duro, ma manco a pagarti duro. Dai, che abbiamo la pistolina più figa del mondo, che non ci facciamo manco niente di danno. Benissimo, perfetto. Non è, ricurati un'altra volta. Ma da dove c***o? Ciao! Devo uscire, mo. Via, Damose.
Ciao signore, oh mamma mia, ma che cappero, ma dai, ma veramente, ma stai saltando come se non ci fosse un domani, guardalo. Ho capito che alla mira ce l'ho a schifo, però porca Iva, ho beccato una zona veramente tanto malfamata, aia. Guardalo, come cavolo si mena, e quanti cappero di colpi ti ci vogliono per farti schiattare in corpo, ma... Basta! Mannaggia la... Oh, che bello, vedo strada, vedo luce, oddio che bellezza, vedo luce... Ancora? Cioè, ma voi potete stare anche alla luce? Non solo delle caverne che rompete le big perotas a tutti quanti, ma pure da fuori potete stare voi? Ancora, basta. Signore, vada via. E che cos'è? Non ho nulla da dargli. Non ho niente da darti. Non ho soldi dietro. Ma sei veramente scemo? No, oh, porca puttana. Porca di quelle per porca. Se ragazzi, mo vattela a pesca, mo un'altra volta la strada da dove cappero doveva andare. Puoi identificare i confini di un'anomalia lasciando dei bulloni. Ah, benissimo, perfetto. Oddio, no, un'altra volta ricominciamo da qua adesso. Ma seriamente? Cioè, ma dai ragazzi, mo non mi ricordo manco più la strada che ho fatto prima, ma siamo veramente delle M più... Anzi, siete delle M più totali voi. Voi altri qua, buon uomini, esimi signori... Scusa... No, a due alla volta, sì, ma che, ma siete scimi nel cervello, raga, io qua me la do a gambe, chi se ne frega. Via, Damose, lo so che non è la stessa strada di prima, guardali sti maledetti stalker, e poi dicono a noi che siamo degli stalker, questi qua sono peggio di noi, dai muorici. Ma come cappero fai a camminare in quel modo, non lo so io ancora, e che cappero, maledetto, mo giuro che se mi spuntano davanti piglio i big cachi. Eccala, benissimo, mo hai voglia sta qua dentro raga, hai voglia stare qua dentro, vai, ultimo salvataggio, sì, vai, ah sì, certo, come no, dai su. Ragazzi, devo dire che è anche un bel gioco, non dico certo di no, però porca Eva, voglio dire, no, mi potevi far pure spawnare da un'altra parte, no? E che cos'è? Mannaggia a voi. Allora, prima sono venuto da qua, facciamo così, andiamo da qua, no, mannaggia la miseria. Ciao! Sam, basta! Ciao! Guardali! Ma sti quattro maleducati, cioè, ma si buttano proprio così, randomicamente parlando. Proprio come veramente, come dei veri e propri stalker. No, dai, ma in due siamo scemi nel cervello. No. No. Via. Ma sono ritornati indietro, ma veramente. Buon uomo, stia a cuccia. Ho detto di restare a cuccia. Ma guarda lì che poi dopo si mettono davanti e non te fanno passare. Aia, la botta di lago ogni tanto. Dai, e mo. Mamma mia, ragazzi, ma quanti cappero di coppi che ci vogliono. Vicino a sti maleducati, però, eh. Ma siete veramente dei maleducati. Ma proprio maleducati. Guardalo. Ancora il maleducato? Maleducato stalker, vai a stalkerare un altro, vai a palpeggiare un altro, che io non mi faccio palpeggiare mica da te, sa? Dai, e muorici, maledetto. Ma come cappero? Ma io non lo so. Ma perché mi ci sono venuto a buttare qua sotto io? Ma perché? Perché? Perché dico io, perché? Per quale valido motivo io ho fatto una cosa del genere? Perché? Perché dico io, perché? Dai, e muorici. Mannaggia la miseria, mannaggia a voi. E qua, aia, maledetto, ma questi qua graffiano peggio dei gatti. Peggio dei gatti inquartati proprio veramente come se non ci fosse un domani. Manco se stanno a di, oh ciccio, dammi da magna prima che ti salta addosso. E te faccio una botta de lag e ti vado in crash con il gioco. Bene, perfetto, ok, ottimo. E ok dai ragazzi, allora io direi quasi quasi di completare qui questo primo appuntamento della serie di Stalker, che purtroppo ragazzi mi si è impiantato. Speriamo ragazzi che questo primo appuntamento vi sia piaciuto, e se così vi invito a lasciare like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, a condividere questo video per aiutare Serie Canale a crescere, e noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao ragazzi,